Ho gioito per la fiducia che ho posto nella giustizia e vedo che loro lavorano veramente senza sosta. Poche parole ma ricche di significato quelle pronunciate da Rosaria Scarpulla, la madre di Matteo Vinci, ucciso da un'autobomba all'Imbadi all'indomani dell'arresto di Rosaria Mancuso, moglie di Domenico Di Grillo e vicina di casa della famiglia Vinci. Al momento non c'è nessuna correlazione tra quanto accaduto lo scorso 9 aprile e l'arresto eseguito nella giornata di ieri, ma per Mamma Coraggio, così è stata soprannominata durante la consegna del premio nazionale Valariotti Impastato andata in scena nell'auditorium del liceo Piria di Rosarno, la strada tracciata dagli investigatori è quella giusta. E questo è stato il primo segno della loro vittoria e anche nostra. A Rosaria Scarpulla il riconoscimento dedicato a due simboli della lotta alle mafie, giunto alla terza edizione, un premio che lei ha voluto dedicare al suo Matteo. Che giovani come lui abbiano a capire il sacrificio di Matteo, perché Matteo è stato un ragazzo assassinato per essere stato obbediente, protettivo nei confronti dei genitori, quindi questo simbolo credo che veramente lo meriti, anche se lui non c'è. Al suo fianco un'altra donna ed un'altra Mamma Coraggio, insignita del Valariotti Impastato, Giuseppina De Francia, madre di Maria Chindamo, l'imprenditrice di Laureana di Borrello, scomparsa nel nulla nel maggio del 2016. Una donna provata dal dolore e dal tempo, ma non arresa. È difficile, alla mia età, proseguire questo poco di vita che mi rimane con questo dolore al cuore, un dolore fortissimo che non si placherà mai. E poi ci sono i figli che hanno diritto di sapere dov'è la loro mamma. Io finché avrò l'ultimo respiro lotterò sempre per avere mia figlia. Alessio Bonpasso per la CNews 24.